Ciao ragazzi, benvenuti ancora a un nuovissimo video di Brazzo Crew. E oggi siamo qui insieme a tutta la Illuminati Crew per pagare, come al solito, pegno. Dopo il pisello, per pagare la penitenza, perché raga, abbiamo superato i 100.000 like nell'ultimo video, non mi ricordo manco qual era. Se avessi raggiunto i 100.000 like avrei mangiato un chilo di carbonara. Ovviamente non sarà un chilo di pasta più condimenti che diventano 2 chili. No, sarà un chilo di pasta finito carbonara. Ma sta bene una cosa disumana, non so neanche, non so se ci riuscirò. Ma se dovessimo raggiungere tantissimi altri like, non farò un cazzo. Come dico? No, io già ci sono. Dovete andare nell'altro video per i capelli, no questo. Ti dico questo: se questo video arriva a 100.000 mi piace, ti mangi un chilo di supplì. Ah, oh, un chilo di supplì è impossibile. Esplode, muore. Famo un chilo di cacio e pepe. No, raga, io stavo a dieta, stavo. Ma fate... state zitti. Allora, nell'altro video. No, sì. No, ma quella è un'altra roba. A 100.000 mi piace. Guarda, ti facciamo scegliere se vuoi i supplì o la pizza. Vabbè, voi scrivete. Pizza? Ma che c'entra la pizza? Un chilo di pizza? La pizza romana. La pizza, non so, vediamo. Scrivete, mi metterò un sondaggio e poi decidete voi. Ce l'ha. Se no, sempre un chilo, no? Un chilo di quella pasta a forma di pisello. Così va. Sì, bravo. Pisellini. Va bene, poi vediamo il condimento. Mi piace se mangi i didalini. Comunque. I didalini al sugo. È schifo. È buono. Vabbè ragazzi, dai. Se non ti leggi le dita. Quindi andiamo, dai, fammi mangiare sta pasta. Dai che friccica. Scusami amore, noi qua stiamo lavorando. Scusami, mi sono arrapato guardando questa cosa. Io mi arrapo con due cose, col cibo e con la frega. Buono questo, che non è tutto grasso, guarda. In casa. Che è? Adesso? Ah, ok. No, devi aprire ancora, mi sa. È proprio stupido, troppe proteine. Scusate ragazzi, io non sono abituato a queste cose. Ecco il buco nero di Fortnite. Aspetta, piano piano si va aggiungendo. Io ho altro console di solito. Tutto. Vai, cattivo. Mamma mia raga, ma questo muore ora. L'uova tutta quindi. Dai. Sì, e giriamo subito. Vai con cucchiai. Giro. Energicamente. Guarda che voluta cremosa, bocca. Minchia, è proprio un burro. Allora, sta a zero. Butta, aiutalo. Che oltre perché rovente, raga. Porca troia. Basta. Vai, un chilo e dieci. Va bene. Mamma mia, un chilo di carbonara. Mamma mia, quanto è buona. Basta per adesso. Ma che sta diventando frittata? Ma super saporita. Vuoi fare un'assaggiata? Ma in realtà un chilo secondo me non è tanta frittata. È un chilo e 20. Bravo papà. È tanta quella che si... Brazzo, è strabuona, Dio. Certo, l'abbiamo fatta noi, dico che siamo troppo bravi a fare questo. È un chilo e 2. Quant'era un chilo? Un chilo e 150. Minchia, bravo. Un'India. Bella cattiva. Ma questa è strutto diventa da fuori. Minchia. Brazzo, ma ce la fai? Minchia! Buona, vero? Abbiamo appena cominciato. Mi devo dare una mano. Salata perfetta. Porco due. Io l'ho fatta di più, quindi potete mangiare un po'. Secondo me è un po' troppo salata. Abbiamo esagerato col pecorino. Vero? Però con queste grandi quantità di pasta è difficile non esagerare. È assaporita, è super assaporita. Ma non puoi determinare la quantità giusta per la pasta. Si vede che? Sì. Quante uova hai messo? Tipo 10. Sì, pure secondo me. E c'ho fame. 10 uova, Brazzo. 10 uova.
Guarda le vene che stanno scoppiando. De già? Sì, sì. Hai il colesterolo. Ma c'è il gesto tecnico, eh. Ma so, sono solo 3 albumi. Il resto è tutto torno. No, no, è venuta bene come consistenza. Cazzo, non ci possiamo lamentare. Però, specialmente fatta in questa quantità. Però 10 tuorli e basta, minchia, era pesante, però. A carbonare. Oh, 100.000 mi piace. Vediamo 100.000 mi piace, non succede niente. 100.000 mi piace, ci devi arrivare e ci devi arrivare soprattutto vivo quando fa sta carbonara. A carbonara. Guardo un po' ti invidio. Perché non l'hai già fatta? Lo vorresti rifare? Guarda, ho dei brutti ricordi di quella notte. Comunque, ragazzi, vorrei dire, ho mezzo chilo di carbonara, ne ho mangiati 200. Fai schifo. Che c'è la figa con la bilancia sotto e man mano l'andavamo pesando. Ma zio, non è che era una challenge ieri, non è che doveva stare male. Sto sudando perché c'è un po' di peli. Dai! Dai cazzo! Brazzo! Oddio, testa di cazzo! Sfida per fighette questa, cos'è? Tempi la forchetta ancora. Ne si è presa da crudo, no? Cosa? Sì, ma io ho detto a inizio video, durante la cosa ho detto, raga, io faccio un chilo finito, tutto. L'ho detto, no? Ho fatto un chilo di pasta più la continente, sennò diventano 2 chili, invece poi un chilo di pasta, ho detto. Infatti noi abbiamo calato mezzo. L'ho detto, l'ho detto. Abbiamo fatto mezzo chilo, qua ne abbiamo scelto 1,1 kg e ne ho rimasto. Sotto è rimasto un po' troppo liquido. Perché c'era troppo condimento. L'ho detto, fra. No, allora, spieghiamo una cosa importante. La regola vuole che nell'uovo, oltre al pecorino e al pepe, ci vada un goccio di acqua di cottura per pastorizzare l'uovo. Però l'ultima volta che l'ho fatto, siccome è difficile dosare, l'ultima volta che l'ho fatto mi è venuto piscio. Ah, che schifo. Quindi io di solito non lo faccio, ma così... Io mai. Sei buona. Però teoricamente ci andrebbe un goccio per pastorizzare. Così è probabile che tu ti cagherai addosso. Ma siccome no, il corpo... No, non lo succhiare, cioè sì, lasciato gocciolare. Non lo succhiare, via. Detto da Giambita che è ambiguo. Ma siccome il corpo è di Brazzo... Comunque è super cremosa. Ma tu lo sai che berrai tantissimo stasera? Infatti... Cioè è salatissima sta cosa. Sì, in realtà ti sta asciugando l'anima. Esatto. La tua anima domani non esisterà più perché l'avrò stucata. Quanto guancio l'hai messo qui dentro? 300 grammi? Un botto, erano 400 grammi quasi. Era un chilo di guanciale che hai comprato? Sì, tipo 400 grammi. Comunque ho visto, sono 150 grammi di pecorino che ci hai messo dentro. Più l'acqua del sale, più il guanciale salato. Assurdo, oggi ragazzi. Muori, sei una salina, ti possono prosciugare. Sei una salina. Madonna. No, madonna no. Io carbonara. Che è? Questo è un pezzo di questo. Un po' goccettino forse, giusto? Metti qua così ti asciughi il cuore. Se fosse stata meno salata era più godibile. Fra, ma il fatto è che nella pasta non abbiamo messo sale, cioè se non pochissimo, quindi era proprio indosabile. Cioè lo devi lavare proprio dal guanciale. Lo sai che è salatissimo? È il guanciale. E il guanciale stagionato è super salato, è quello. Se mangio solo il guanciale... Oh my god. Ce la fai Brazzo? Boh, penso di sì. Sì, ce la fai. Ma quanto colesterolo c'è in questo piatto? Bah, penso abbastanza per il fabbisogno dell'Africa. Ma questa carbonara è pazzurda, mi diceva. È molto pazzurda, lui è Jack. Quello a controllare. Sì, perfetto. È il pazzurdo del gruppo. Ora le pentole chi cazzo lo lava, Brazzo? Sento spugna. Secondo me già. Tu adesso stai mangiando, stai facendo il porco. Sono di Brazzo le pentole. L'ha quasi finita. Insomma. Dai, non mollare adesso. Il problema è cosa? Il guanciale, che è super pieno di pepe, in più hanno riempito di pepe. Il guanciale è bella saporita, vero? Bella pepata! Quella del pepe alla tua vita. Certo, sciacchiamoli! Ah, fly! Airfly! Grande, ah! Schifo, se stai sudando! Che sta schiumando? Cioè, manco quando scopre tutta sta fatica! Che un chilo di fra***o mangeresti! Beep! Ciao YouTube! No, può. Era 1,1 kg. Una messa era un 1,150 kg. Dai. C'è un sacco di pecorino però, Jumpy Tech. Infila, c'è infila il cucchiaio. Cioè, che è questo? Manco un grammo, eh. Vuoi una mano? Ti si vede?
Silenzio, per favore. No! Oh! Te caghi addosso. Sta scorreggiando. Oh, silenzio! No. Oh, copyright. No, ma era spenta. Devi registrare uno tutto. Ti immagini? Penso che io scapperei perché mi uccidi. Mamma mia. Guarda, è tosta, eh? È tosto? Sono 10 uova. E una coscia di guanciale. Vuoi assaggiare? Stai rallentando un sacco. Sto rallentando, sì. Certo che si sciacquano, se no la punza di merda di uovo si sbriglia. Ma ti mettono così? Oh, sto sudando. Vai, frazzo, non mollare mai. Sto sudando la cifra. Quando ce la vai. Sto sudando, regà. Dai, frazzo, dai, ti manca solo 3 kg di uova e basta. Forza, frazzo, dai. Dai, oh, sto sudando. Dai, frazzo. Oh, mortacci ossa. Quanto te ne manca? Dai, cazzo. Dai. E vabbè, una frittata. Guarda ancora. Come è diventato tutto malgamoso. È finita, eh. Sì, dai, è finita, fra. È la parte. Somma. Oh, deve rimanere pulito, fra. È la parte più buona. Dateli dell'acqua, per cortesia. Dagli del sapone, così va giù più veloce. E tu, abbraccio. So che ce la puoi fare. Ti mancano ancora, praticamente lì dentro vedo ancora 4 uova. E un centinaio di grammi di pasta. 200 grammi, no, dai. Che li lasci se muori dopo questo video? E il citofono, frazzo? Lo sai che c'ho la lingua? Mi sento che mi si stanno a fare tipo le bolle sulla lingua. Come quando viene a prendere che i polmoni si riducono, anche la lingua si è ridotta. Ma che succede? Oddio, è piccolissima. Oh. No, mi se sento. No, Gio, guarda la lingua. Che cazzo c'ha? Vediamo? Guarda che roba. Ah, oh, che schifo un po'. Porco tu. Che morito, sono la lingua? Oh, ma che cazzo? Oh, vediamo. Che schifo, fra. Ma che merda. Ah, no, era un residuo di cazzo. Scusa. Guarda, vedi che tu. Guarda, è tutta rossa. Eh sì, è il sale che te la sta corrodendo. È il sale. Non perdere il tempo, frate, tu a questa carbonara. Il pepe. Ma che poi ci hai messo tanto pepe? Il pepe, con 200 grammi di pecorino. Ma questi, mettevano pepe dappertutto. Perché hai messo il pepe? Guarda che il pepe. Tutte e due, Giampi e Murri. E torniamo a noi. Ma convochiamo un coro per Brazzo. Brazzo. Se poi me ne mangio un altro po', non è un problema. Brazzo crew. Non te vedo, non faccio, eh? Ma dai, brazzo crew. Non si vede niente. Brazzo crew. No, brazzo crew. Cambiamo. Rifacciamo. Non mollare mai. No. Dai che ce la fai. È da Lazio sta canzone, non mollare mai. Lazio, sul prato verde vola. La fai finita. Non canta nessuno con me? No, perché... No, su da Roma, su da Magica! Magica! Allora, io vorrei fare una domanda. State sviando dalla concentrazione sul fatto. Se venisse una gran fragna e ti dice io sono da Lazio, se ti do il c***o e dici forza Lazio, che subito lo dici. Che faresti? Io sono razziale. Dipende da che c***o la ragazza. Io manco. Infatti, ma sti cazzi... Forza Lazio. Va sempre oltre la fede calcistica. Assolutamente sì, Razzo, ci stiamo spiando, concentrati sul bello. Il problema è che adesso sento un sacco che è salato. Dai, Razzo, allora mettiamo un po' d'acqua, vieni qua. Poi andiamo al sushi, eh. Esatto. Sì. Ma prima per registrare il mio video. Il bimbo quanto sta? Penso. Mamma mia, però non ce l'ho quasi fatta, eh? Ma lo facciamo dopo, però dovete fare. Un po' di sofferenza ci riesco. Scusa, deve fare un megaloma. Madonna, sono... Cioè, una bistecca dentro. Cioè, oh, tocca. Buono. Non cagare. Non so qual è il problema. E quei 150 in più. Quei 150 in più. Che schifo. Hai visto lo scroto dei morri? Io lo metto. No. Metti la palla. Ma un po' è Bip. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Cioè potrei avere una spugna qui. Sì, tipo un neo di Giampi. Morri. Vieni qua. Dai, raga, sto per sboccare. Dai, Brazzo, non mollare. Prendi la scarpetta. Dai, che buono, Brazzo. Dai, che buono. Ah, mio Dio, c'ha tutto il collo sudato. Che schifo. La vera domanda è, Brazzo Crew. Abbassati. La vera domanda è, Brazzo Crew oggi si trasformerà in Sbratto Crew? Un'altra volta? Sbocco Crew. Sbocco Crew sono sempre stato.
Ah, ragazzi, sto quasi. So tipo strano. Ma a che punto sei? Ma l'hai finita? Ma posso mangiarne una? Quanto è, Evan? Io c'è 150. Allora assaggio. Guarda che cremina! Vai. No? Prendi. No, rivietelo. Beh. Non po' salata. Complimenti, però è buona. È buona. È buona, però dopo un po' si sente che è venuta. Bevi! Ah, bravo, io sono stato adesso al bagno. Abbaffa, non si vede. Mi sono liberato. Ah, ho preso 5 kg di meno. Vai un chilo in più? No, però se vai al bagno ci trovi. No, no! Dai, è buono, eh. Il colore era così. No! I pezzettini erano così. Brutto questo, eh. Eh sì, la pizza che si è solidificata. Oh! E poi se non ti lecchi. Regà, lo sapete, no? No, ragazzi, non fate vedere sbocco o scorpioni per il prezzo. Sai che dobbiamo fare? Dobbiamo vedere quei video di quelli che fanno. Regà, no, non mi ci avete pensato. Io sono sensibile da questo punto di vista. Ragazzo sensibile. Ha un'immondizia al posto del cuore. Vabbè, dai, ci sta, io non c'ho più. Un attimo. Dai, Brazzo, ancora 100 grammi di pasta sei a posto. Devi scorreggiare, devi dare un po' d'aria. Oh, regà, era 1,100 kg, non 1,150 kg. Ma Brazzo è tipo una fisarmonica in questo momento, no? Se tu gli fai così, lo compri. Occhio. Dai ricchi. Ragazzi, è quasi arrivato, dobbiamo incoraggiarlo. Dai, Brazzo. Oh, ma sei matto? Dai, Brazzo. Dai, che la parte migliore ti manca. Dai, forza. Dai, mangia che c'è puzza di merda. Sbocco più. Raga. Ragazzi. Dai, lei. Le. Perché è diventato verde? Perché c'è spruzzato. Oh, c'è un'idea, se lo vomiti te lo rimani. No. Puoi vomitarlo? Dai, che schifo. Puoi svattarlo. No, oppure per capire se l'hai se l'hai ingoiato, lo rivomiti tutto e vediamo se il livello è quella prima. Brrr, che schifo. Ragazzi, arriverà l'anno che Brazzo ci lascia, fatto una di queste cose. C'è sta la sedia che piano piano fa. Tanto. Mamma mia. Ragazzi, il Brazzo pesa 1,100 kg in più. Pensando al bagno, il Brazzo si sente tipo boom! Boom! Oh, è sentata una caldaia. No, il Brazzo grigio. È troppo salato adesso, io lo sento. Lo faccio così, te sta mangiando. Siento. Ah, bevi un sacco di acqua ogni sorso. Sì, così sei. Devi arrivare qua. Sei minerale. No, tanta, non mezzo litro. Tutte proteine. Un po' di acqua per sciacquarti la lingua. Vero, così è così. Sto riscaldando la cam. È così che acqua. Asai. E stoppa un po'. No, che stoppa un po'? Deve mangiare. Un botte in culi. Mettici il ghiaccio. Ma se si stoppa un po', aspetta un secondo e mangio. No. Dicono che fai. Dai, fra, muovete. Non devi tagliare in questo video, devi solo velocizzare, se no dicono che è fake. Dai, sbrigati a finire. Dai un po' di pane. Basta chiedere, porco. Guarda pure come sta a guardare. Si leva un po' perché poi pesiamo. No, più il coso, questo. Più il coso. No, non valgono gli aiuti. Raga, era un chilo e 150. Mostra in campo. Facci vedere. Sta sudando, ragazzi, pepe. Ragazzo, fa una. Vai, l'ultima due forchettate, bra. Non mi piace. C'ha la lingua che va a fuoco. Fallo per noi. Fallo per la Roma. Fallo per noi. Dai, bra. Lo faccio per voi. Dai, non ci incischi. Non ci incischio? Dai. Mi sta tipo a scoppiare lo stomaco. Basta, fate l'ultima forchettata, bra. No, ce ne sono altri tre ancora. No, bra, un'altra forchettata di fare. Dai, l'ultima. Il guanciale te l'abboniamo, però la pasta ti butterei giù, dai. Perfetto. Bravo. Guardami per favore negli occhi. Aspetta, mi sto concentrando per non sboccare. Dai, sbocca. Dai, gli ultimi tre. No, ragazzi, no. Fatelo pensare come i monaci buddisti quando mangiano i serpenti. Pensa a Murray quando ha detto lo scorpione. No. La scatoletta quella con gli scorpioni, che schifo. Quelli sotto aceto. No, raga, aspetta. Pensa a Murri quando quando si masturba. Esci di cazzo. Pensa alla faccia di Murri quando si masturba.
Più altro pensa a Junk di quando si masturba. Che visione celestiale, ragazzi. Che schifo. Io che faccio del giù col mio prepo. Dai. Non riesco a mandare giusti 4 volte. Muovete! Ragazzi, non ce la fa più. Dai, l'ultimo, Brazzo, ce l'hai fatta. Sei arrivato. Sei arrivato, dai. L'acqua, Brazzo. Un bicchiere d'acqua butta giù. No, l'acqua adesso mi fa vomitare, adesso sicuro. Coca. No, davvero. Un po' di coca. Quando lo fanno? Spurga la coca. Beh, una coca fa un berrutto a vomiti pure di. Cioè, è col. Dai, bra. Con la coca. La coca. No, però no, dopo che finisci la coca. Vai, uno. Due, tra, butti giù, sei il king delle carbonare. No, ma poi li lascia lì, te le abboniamo, dai, va bene. Dai, madonna, qua c'è lo sbocco, palesemente. Ce la puoi fare. Dai, vai, tre, due, uno. Tutti dietro, vai. Vai, Brazzo. Tutti dietro. Eccolo qua. Tutti dietro. Tutti dietro, ragazzi. Musica epica. Vai, Brazzo, è tuo. Tre, due, uno. Ultimo, Oh! Aspetta, devi buttarlo giù. Devi buttarlo giù. Devi aprire la bocca e fare quelle scenette. Secondo me devi buttarlo giù e se anche alza in piedi. Perché quando alza in piedi. Che capisci se stai ancora vivo o no? Morendo. E che il cuore si ferma. Silenzio, ragazzi. Aspetta, il cuore, parla del cuore. Un attimo, mi che, tu muovi la tua faccia. E io, onestamente. Ragazzi, scusate, è un primo piano bellissimo. Brazzo, guardami, guarda l'obiettivo, apri gli occhi. Dai un po' di cosa. Bellissimo. Ragazzi, sta uscendo dagli occhi l'uomo. Sto sudando. Fai come le medicine, sbatti qua sul collo. Dite che sta butta giù. Tira giù l'acqua, alzati in piedi. Acqua, dai un bel sorso d'acqua, bicchierozzo d'acqua. Dai, butta giù. Hashtag bicchiere. Brazzo ha cambiato taglia di maglia. Porca troia. Adesso è una quadruple XL, da una tripla. Invece che per vendetta è iniziata per vendetta. Ragazzi, io non ve lo voglio dire, ma Brazzo ho finito un chilo di carbonara. Bravo, bravo Brazzo. Oddio, mi ha girata la testa, raga. Sei ufficialmente in 5. Gli abbiamo abbonato il guanciale, ma bravo, va bene bravo. Che mangerà murri. Va, come si muove la mano? In 3D questa maglietta, nello shop posso trovare anche questa? Sì. Edgar. Con un pezzo di guanciale. Esatto. Passate in descrizione, c'è il link del nostro shop. Ancora sa parlare, incredibile. Le ultime parole. No, in realtà però non mi ricordo parlare, perché prima non sapeva parlare in italiano, ora sì. Adesso parlo in romano, parlo tua carbonara. Andate in descrizione. Oddio, aspetta, mi devo sedere, raga. Quindi ragazzi, grazie, ma grazie ti chiedo, grazie. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do un grande grandissimo abbraccio e ciao gente. Al prossimo video. Bella! Mamma mia, lingua che fa. Vediamo sta lingua. Che schifo, Brazzo, la lingua di merda.